Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Fefè Channel. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video del nostro Brescia Calcio. Allora, è iniziato finalmente il calcio mercato. Ringrazio innanzitutto tutti quelli che mi hanno suggerito nomi di giovani talentuosi da portare nel nostro Brescia per sperare appunto di arrivare fra le prime, almeno fra le prime sei. Ragazzi, ok, siamo messi bene, siamo a un punto dalla Lazio, siamo a 6 punti dalla Roma, siamo terzi, siamo in zona Champions League, però non facciamoci strane idee. Allora ragazzi, prima di andare a vedere se riusciamo a comprare qualcuno, dobbiamo vedere la nostra rosa. Ovviamente ragazzi, durante le puntate del calciomercato ci sarà appunto più mercato che partite. Le solite 2-3 partite non le faremo, farò una partita e tanto calcio mercato. Allora, Gollini lo manteniamo. Jorosen è già in prestito, Curcio io direi di mantenerlo, Mantella lo possiamo mantenere, Magnani lo possiamo mantenere, Bastoni lo manteniamo, Cistana lo manteniamo, Armini lo teniamo. Perfetto. Lui è già a posto, Carrasco lo manteniamo, Dagba, Semprini, direi che comunque va bene così. Più o meno tutti quelli che comunque dobbiamo dare, li dobbiamo, siamo a posto. Allora, ci serve una punta, ragazzi, e mi avete suggerito anche un altro difensore centrale. Allora, a soldi siamo messi benino, abbiamo 2.018.000, però potremo appunto fare qualche bel cambio per vedere se riusciamo. Non si sa mai ragazzi, però vabbè. Allora, un secondo ragazzi, che vedo la lista che mi avete suggerito voi dei giovani talentuosi. Giovani talentuosi, dove sono i giovani talentuosi che mi avete suggerito voi? Ok, allora mi avete suggerito Mac, che non so neanche se si scrive così, però vabbè, Mac Crory, che dovrebbe essere lui. Perfetto, mi avete detto che è bello forte, però è in prestito, quindi lo dovremmo puntare ovviamente l'anno prossimo. Poi mi avete detto che c'è l'alter di Ibrahimovic, ragazzi, io non lo sapevo che c'era, che è Braholm, Isaac Braholm, dovrebbe essere lui. Mi avete detto che l'alter di Ibrahimovic, ragazzi, quindi proviamo a prendere, magari ci va pure bene. E poi mi avete suggerito infine a Davila, io non li conosco ragazzi questi giocatori qua, mi sto fidando di voi, magari costano pure poco, e penso che sia Victor Davila, visto che mi serviva un attaccante, penso che sia lui, che è cileno, boh, seguiamolo ragazzi, vediamo. Ok ragazzi, niente, proviamoci a buttare direttamente su questi giocatori. Ah ok, ne manca uno, scusate. E Quaresma, mi avete anche suggerito, mi avete detto che Quaresma è buono. Io mi fido di voi ragazzi, spero che non mi fate prendere giocatori magari che non sono buoni buoni. Dovrebbe essere lui, mostra un ottimo potenziale, 17 anni, Sporting Lisbona portoghese, quindi andiamo in hub mercato e vediamo se riusciamo a prendere qualcuno. Allora, di quelli che avevo puntato io all'inizio, mi sa che non riusciamo a prendere nessuno. Comunque i nomi sono sempre quelli che voi mi avete detto a me. De Paoli sarebbe un buon acquisto, però appena arrivato. Aguamé sarebbe messo benino anche lui, sono tutti giocatori comunque che sono appena arrivati. Vabbè, Zaccaria 28 milioni, ce lo scordiamo. Lui sarebbe stato un buon acquisto. Quaresma si è appena trasferito, poi ci si mette anche la sfortuna ragazzi, quindi proviamo con il piccolo baby Ibrahimovic. Ma siete sicuri ragazzi che questo qua è l'alter di Ibra? Boh, ma mi sembra strano.
De Paoli si è appena trasferito, mi sa ragazzi che sto giro ci va male, niente calciomercato. Emanuel è un 67, non è male, però siamo in Serie A, quindi mi servirebbe comunque un giocatore molto più forte. Bani non sarebbe male, Calabria costa troppo. Io andrei negli svincolati, ragazzi, vediamo, magari riusciamo a trovare qualcosa di buono negli svincolati. Speriamo in bene. Allora, svincolati, vediamo se riusciamo a trovare un buon attaccante negli svincolati o un buon difensore. Allora, no, ok. In difesa c'è Blažić, ragazzi, Blažić l'ho visto in un'altra carriera. Non è male Blažić, l'ho visto anche in un'altra carriera come vice comunque dei due titolari che abbiamo, non è male. Tuna sarebbe un altro, comunque non male male, ok, c'ha 30 anni, però può portare solo esperienza. Quindi io direi di puntare loro due, ora come ora, poi magari più avanti se riusciamo a vendere qualche giocatore dei nostri possiamo andare già più tranquilli tranquilli. Allora iniziamoci a buttare prima su Blažić. Blažić dovrebbe essere intorno al 67-68, però mi avete detto che sale bene, l'ho visto anche in un'altra carriera, comunque a me sembra buono come giocatore, anche in un'altra carriera che sto seguendo io di uno youtuber, che appunto c'è anche lui, e ho visto che non è male come giocatore, anzi come riserva non è male, e in teoria non dovrebbe neanche chiedere troppo. Allora, non lo so, facciamo 30.000, magari pure troppo, con 20.000, troppo dite? Poco? Ah ok, vabbè, abbiamo dato troppo, ok, ho capito. E come secondo io direi di puntare anche Stuna, tanto sono giocatori comunque svincolati, ok, Stuna, vabbè, Stuna si conosce, comunque ha giocato anche in Serie A, ha giocato in Serie B, se non sbaglio Stuna è quello, è ex Palermo, io direi di fargli fare un bello sporadico, visto che hai 30 anni, bravissimo. Ti darei 3 anni di contratto, vediamo se accetta, ottimo così, meglio di così ragazzi, ignoriamo la clausola, ci chiede 2.000, non ci chiede niente, quindi i nostri due acquisti l'abbiamo fatti ragazzi, belli puliti puliti. Io andrei a dare un'occhiatina per vedere come sono messi i nostri giocatori. Abbiamo pure Armini in difesa, abbiamo Blažić con 65, non è neanche messo male. Armini, Ricciardi, Curcio, abbiamo Cistana, abbiamo Armini, abbiamo Aie, abbiamo Bissoli. Non siamo messi male comunque come formazione, dai. Credevo fossimo messi molto peggio. A dire la verità mi ricordavo molto peggio, poi comunque abbiamo una formazione giovanissima. Sono tutti più o meno giovani. Beh, tranne questi qua, però comunque siamo lì. Sono tutti giovani, 25, 26, 27 anni. Credevo che veramente eravamo messi molto peggio, però no, va bene così. Allora, io metterei qua Blažić e Stuna un 62. Ah, ok, lasciamo così, non tocchiamo niente. Va benissimo così, mi accontento. Allora, abbiamo la partita contro la Lazio, ragazzi. Io direi di andarci a fare la conferenza stampa, così ci ricarichiamo bene, 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 perché le conferenze stampe, ragazzi, servono. Almeno siamo belli carichi, 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 e possiamo stare tranquilli. Allora, vedremo Martello in campo. Io direi di fare un piccolo turnover, almeno siamo belli tranquilli. Allora, state andando oltre le aspettative, riuscite a dare, daremo continuità, abbiamo il dovere di provarci comunque. Ok, allora, come giudica la vittoria nell'ultima partita in vista del match contro la Lazio? È sempre quella vittoria di misura, ci ha motivati? Anche se non mi ricordo, ragazzi, perché comunque sono passate 2 settimane, però vabbè. Ok ragazzi, bando alle ciance, andiamoci a fare la partita importantissima contro la Lazio al Rigamonti in casa. Io direi di fare un
piccolo turnover, sto vedendo che Pellegri e Nanticchi è stanco, quindi io metterei Aie. Poi vorrei provare, allora vorrei provare Blasic, appunto vorrei provare un po' di sostituzioni. Vorrei provare Blasic e Armini, Magnani ce lo portiamo dietro per forza. Poi vorrei provare Ricciardi, che ha fatto una buona prestazione, diciamo, nella scorsa puntata, e anche Bisoli. Perfetto, proviamo così. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo che ci serve l'attaccante. Scrivete sotto nei commenti, ragazzi, un buon attaccante. Ci serve un vice Balotelli, perché abbiamo 4 attaccanti e giustamente ci serve quello di riserva. Abbiamo Donnarumma, Aie e Balotelli. Quindi, ragazzi, niente. Ultimate 5 gennaio 2020 allo stadio Rigamonti. Big match contro la Lazio e let's go! Il Brescia alla ricerca dei punti per rimanere nelle zone alte e continuare il sogno di entrare fra le prime 6 e andare in Europa League. Oggi sfida la Lazio. Non ho visto la classifica, però la Lazio comunque dovrebbe essere sempre lì, dovremmo essere sempre una sfida nella sfida. Il Brescia si presenta con uno dei due nuovi acquisti, appunto con Blasic. Vediamo come si comporterà il nuovo arrivato con Armini, l'ex di turno. Armini era della Lazio, adesso l'abbiamo preso nel Brescia. Voglio vedere come si comporterà questa futura difesa. Armini, Blasic, difesa mai, non hanno mai giocato insieme, appunto perché Blasic è appena arrivato, mentre Armini ha giocato poche volte però con altri giocatori. Intanto, mentre i giocatori si salutano, il nostro Gollini, ex bergamasco a Brescia, e siamo qui con i giocatori che guardano, si studiano, e inizia Brescia-Lazio. Primo pallone per il Brescia, Aie che la gira per Ricciardi. Ricciardi, un altro che oggi gioca per il turnover, anche un piccolo derby per il nostro Ricciardi, che era della Roma, adesso è venuto al Brescia. Contro la Lazio ci stava questo bel derby fra Roma e Lazio. Aie che la gira per Donnarumma. Donnarumma subito che perde palla, recupera la palla alla Lazio, attenzione alla Lazio. Matri subito che la gira per Lazzari. Lazzari ancora per Lucas, ancora Lucas per Sergei. Sergei è uno di quelli che dobbiamo stare attentissimi. Ancora la Lazio, possesso palla, Luis Alberto cerca spunto. Ancora Matri, capisce tutto il Brescia, che prova a ripartire dalle retrovie. Primo pallone toccato per Blasic, che la gira subito per Carrasco. Ecco l'ex che prova subito di velocità. Ancora il Brescia con Aie, ancora Aie, si ferma. Ancora per Carrasco, Carrasco che la rigira per Bisoli. Bisoli che rientra dal fuorigioco, ma si fa fregare palla da Radu. Però va benissimo così, abbiamo guadagnato una rimessa laterale in zona d'attacco. Ancora il Brescia con Aie, ancora Aie che la gira per Tonali, Sandrino Tonali di tacco per Carrasco. Il Brescia che studia la Lazio e la Lazio che studia il Brescia. Subito imbucata di Ricciardi, che prova il tiro, la prende male, ma anche il Vato che non ci aiuta. Però dopo 15 minuti già prima azione buona del nostro Brescia. Prova adesso a ripartire la Lazio, ma subito intercettato il pallone dal nostro centrocampo. Ancora le rondinelle che provano con Tonali. Tonali ancora per Ricciardi, ancora il numero 8 del Brescia che si gira, vede il compagno. Ancora Tonali di prima per Bisoli, Bisoli ancora per Tonali. Ancora il Brescia che cerca spazio. Tonali ancora per Ricciardi, Ricciardi ancora per Tonali. Tonali che prova il tiro, la prende benissimo. Bisoli, Bisoli ancora per Carrasco, siamo al 44esimo. Ancora Tonali, mamma mia Ricciardi se passava. Si chiude troppo la Lazio. Ancora la Lazio adesso che prova a ripartire, tiene palla la Lazio, è finito quasi il primo tempo. Ancora Sergei aspetta i compagni che salgono, giro palla della Lazio, ancora Luis Alberto, finisce il primo tempo, un bello 0-0, comunque il Brescia sta attaccando molto, applausi per questo Brescia, non stiamo giocando male e secondo me non stanno girando bene. Bisoli si sta vedendo poco, i terzini stanno girando bene, la difesa sta andando una meraviglia. Stanno facendo un po' di fatica gli attaccanti, un po' Donnarumma sottotono, quindi io proverei a buttare dentro il nostro Pellegri e
anche Spalek a posto di Bisoli, appunto perché sto vedendo che fascia destra e attacco stanno facendo un po' di fatica a mantenere la palla. Quindi proviamola così, abbiamo fatto due sostituzioni e inizia il secondo tempo. Primo pallone della Lazio con Matri, Matri per lui aperto, ancora la Lazio con Radu. Vediamo adesso come si comporta la Lazio. Primo tempo sofferto per la Lazio. Il Brescia ha avuto comunque molte più occasioni con anche due angoli, mentre la Lazio non si è proprio avvicinata in zona attacco del Brescia. Ancora il Brescia, bravissimo, ma recupera Sergei di forza. Ancora la Lazio adesso con Tonali. Ancora Sergei cerca compagni liberi, capisce tutto Armini. Bravissimo Armini che non la spazza. Prova a ripartire il Brescia adesso. Ancora il Brescia con Zimal, ancora Zimal, inserimento per Pellegri. Pellegri, si fermi Pellegri, inserimento per Aie. Aie, si allunga troppo la palla. E tiro! 1-0 Brescia al 69esimo. Segna! Bellissima ripartenza e soprattutto ha fatto una bellissima azione ed è riuscito a chiudere. Benissimo, rivediamo i replay, bellissimo assist del nostro Pellegri che doveva dare quello sprint in più e poi ovviamente Aie sotto le gambe del portiere e 1-0 Brescia al 69esimo, va benissimo così. Aie ovviamente quando entra segna sempre. Adesso vediamo la Lazio dovrebbe darsi magari quel sprint in più per cercare di pareggiare la partita. Ancora la Lazio adesso, attenzione con Lucas che prova l'inserimento lungo, chiude benissimo Blasic che la spazza per Aie che prova l'inserimento, ancora Aie per Mine ancora per Blasic, Tonali, Blasic, giro palla infinito, Carrasco ancora per Blasic, Armini, ancora il Brescia con Armini ancora per Spalek e finisce la partita 1-0, Brescia importantissimo, ottimo così. Blasic, a parere mio, prestazione ottima, come riserva può andare molto 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 bene, abbiamo fatto un buon acquisto, un buon svincolato, Blasic ha fatto un'ottima. Allora andiamo all'intervista post partita. Allora Blasic abbiamo fatto bene, quindi in difesa siamo a posto. Adesso ci servirebbe un attaccante. Per l'attacco non so chi prendere, dovrei vedere, dovrei... Dovete suggerirmi voi ragazzi perché veramente non so chi prendere. Allora, perché Martella non ha giocato? Che domanda è? Cioè, che ve frega a voi? Allora, squadra Brescia, abbiamo giocato, c'è un motivo se siamo imbattuti, comunque stiamo giocando bene. E allora, avete assegnato un gol decisivo, abbiamo giocato meglio, abbiamo giocato strabene, abbiamo cercato di fare meno errori possibili e questi sono i risultati. Allora, va benissimo così, Tonali fra poco lo possiamo togliere anche dagli allenamenti, appena tocca l'80 possiamo levarlo e iniziare magari ad allenare qualcun altro. Allora, avanziamo in questo calciomercato, avviciniamoci alla partita contro la Samp, vediamo se ci arriva qualche buona offerta. No. Ok, ragazzi, non ci è arrivata nessuna offerta, quindi a questo punto andiamoci a fare anche la seconda partita contro la Samp. Ovviamente contro la Samp faremo un po' di turnover, perché comunque i giocatori più o meno hanno giocato tutti. Quindi, allora, Magnani, vabbè, ha giocato Bastoni, Carrasco io lo farei riposare e proverei appunto Tuna. Ok, poi Dagba lo facciamo riposare e proviamo Curcio. Mandragora lo facciamo riposare e proviamo Ndoye. Poi io proverei anche Bisoli e facciamo riposare anche l'altro. Poi farei così, metterei Pellegri a sinistra, Donnarumma titolare, Collini titolare, perfetto così ragazzi. Quindi ultimate 4 minuti 11 gennaio, andiamo a Ferraris di Genova a giocare la seconda partita sperando di fare altri 3 punti importanti. La classifica non l'ho vista, la voglio vedere a fine di questa partita. Quindi, let's go! Sempre per rimanere. L'obiettivo primario, ragazzi, ovviamente è fare i 40-45 punti per non retrocedere in Serie B, però
Però poi se riusciamo a fare qualche punticino in più, non ci fa mica schifo. Quindi ragazzi, siamo qui oggi, vediamo se riusciamo, se ci fa vedere la classifica. No? Ok, inizia Sampdoria Brescia. Subito la Samp che prova con Chabot. Chabot ancora per Gaston. Ancora la Samp. La Samp già la vedo più aggressiva della Lazio. Ancora la Samp, prova il passaggio lungo per Negreira, ma capisce tutto Stuna. Bravissimo Stuna, è uno che oggi dobbiamo osservare molto, ha 30 anni. Bravissimo Spalek, la gira per Aie. Aie di velocità, ancora Aie, ancora Aie, ancora Aie. Per Donnarumma, 1-0, subito il Brescia, 1-0 al quinto minuto. Aie, velocissimo, in fascia. Arriva fino a quasi davanti alla porta, la passa, tac, piano piano per il nostro Donnarumma che di piattone, pom, la butta lì vicino all'angolino e 1-0 Brescia, subito con la Samp, buona così. Riparte adesso la Samp, vedo che non c'è Quagliarella, o magari ancora non ha toccato palla, ancora la Samp con De Paoli, ancora De Paoli. Che cerca il compagno, la gira indietro per Murillo, Murillo ancora per Nguette, ancora la Lazio. Vieira mi piacerebbe come giocatore, non è male. Ancora la Lazio. Bravissimi! Ancora Bastoni che la gira per Magnani. Tranquilli ragazzi, tanto c'è tempo. Ancora il Brescia con Doi. Doi per Curcio. Un po' di turnover oggi per far riposare appunto i titolarissimi. Perché. Vabbè, la Samp, ok, è sempre una squadra abbastanza forte, però comunque abbiamo appena giocato con la Lazio, quindi un po' di turnover ci sta. Bravissimo Bisoli, ancora Brescia adesso, ecco adesso fa vedere la classifica, Spalek la prova a buttare in mezzo, mamma mia, vicinissima la doppietta, comunque siamo lì. Vabbè, la Juve è irraggiungibile, ha 53 punti, mi sembra di aver visto. Poi c'era il Milan e poi c'eravamo noi. Comunque mi sembra che non siamo tanto lontani. Che cavolo fa Magnani? Non siamo tanto lontani dal Milan, eh? Ancora la Samp, adesso con De Paoli. De Paoli ancora per Nguet. Vieira che prova verso Gaston. Gaston Ramirez ancora per Maroni. Bravissimo Ndoui, ma subito capisce il centrocampo della Samp che recupera palla. Ancora la Samp. Ancora la Samp con De Paoli. De Paoli ancora che la gira verso Murillo. Murillo ancora per Vieira, Vieira ancora per Gaston, attenzione a Ramirez, finta di Ramirez per Bonazzoli, ancora bravissimo Curcio che recupera il Brescia che adesso esce dalla propria area, supera la linea del centrocampo, la gira, tira, che gol, ragazzi, che gol ha fatto Pellegrini, che gol ha fatto, che cannonata ha tirato Pellegrini, che cannonata ha tirato, ragazzi, questo è da rivedere. Cioè, Donnarumma parte per Pellegrini, Pellegrini così, tira una stecca, boom, 2-0, il portiere neanche l'ha vista. Cioè, proprio ha fatto un tiro. Mamma mia, grandissimo Pietro Pellegrini, complimenti a lui. Anche Pellegrini mi sa che comunque lo dobbiamo allenare un po' di più. Adesso appunto appena Tonali finisce di... appena Tonali arriva all'80... Facciamo salire, iniziamo ad allenare bene 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 anche Pellegrini, perché Tonali è vicino all'80 e poi vabbè dall'80 comunque già è a posto. Poi lo facciamo crescere comunque facendolo giocare. Poi se l'anno prossimo dovessimo andare in Europa League, Tonali ok, sarà uno dei titolarissimi, quindi avrà pure modo di crescere. Ma adesso pensiamo alla Samp, non andiamo avanti. Bravissimo! Che la chiude bene e non lo fa tirare. Pollini la butta lunga 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 verso Aie. Aie la stoppa male. Bravissimo Donnarumma in mezzo a due ci mette la gamba, però comunque siamo sul 2-0, quindi ci sta. Bravissimo ancora il Brescia che non fa passare nessuno, capisce tutto Ndoui che la gira per Aie. Mamma mia, se passavano qua due passaggi eravamo già in porta e finisce il primo tempo bel Brescia. Stiamo giocando Brescia sta giocando molto molto bene il Brescia in queste due peso, però cioè con la Lazio abbiamo vinto bene, con la Samp stiamo dominando, sono molto 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 contento di questo Brescia, veramente il nostro Massimiliano Allegri ragazzi sta facendo
Ancora Pellegrini che allarga per Curcio. Curcio non si è proprio visto fuori gioco. Peraia che la butta indietro per Bissoli. Mamma mia, 3-0. Questa è un'altra bella azione dei nostri giocatori. Infatti Aie era in fuorigioco e ha detto no, qua preferisco giustamente buttarla indietro. Colpo di testa arretrato, Bissoli la stoppa, non ho capito come cavolo l'ha stoppata. Dopo il palo riprova la boom e 3-0 Brescia. Allegri contentissimo per questo Brescia che gira molto molto bene. La dirigenza è contenta. Secondo me ci serve un altro attaccante, magari di riserva, per far riposare qualcuno dei nostri big. Secondo me fino a fine anno siamo a posto comunque. Secondo me non dobbiamo stare lì a rinforzare tanto. Vabbè, tanto è finita. Ancora Magnani e finisce 3-0. Bellissimo Brescia. Che Brescia, ragazzi. Il Cagliari mi fa paura come squadra, perché il Cagliari è una bella squadra. Anche appunto nell'attuale Serie A è una bella squadra. Però vabbè. Allora, la squadra. Solita domanda. Sì, c'è un motivo che siamo imbattuti. Poi, ti aspettavo un match più equilibrato? Sfide. E come terza domanda, una vittoria convincente. Avremmo potuto vincere con più gol. Comunque c'è andata anche di sfiga. Cioè, fra pali, rimesse, questo, quell'altro. Allora, due email. Grazie mister per avermi dato fiducia, apprezzo il tuo impegno. E Martella, ci sono rimasto male per non aver giocato, continua a lavorare sodo che poi i frutti si arriveranno. Allora, allenamento per il nostro Brescia, per i nostri giocatori. Tonali sta crescendo abbastanza bene. Tonali fra un po' lo possiamo pure iniziare a togliere. Ricciardi mi sembra che non sale più. Avviciniamoci alla partita contro il Cagliari. Intanto siamo a 2 punti dal Milan. Ottimo così. Vabbè, la Juve è irrecuperabile. Però offerta di trasferimento per Curcio. Curcio 72, 26 anni. Però a sinistra non ci abbiamo niente. Come riserva comunque ok. Abbiamo Stuna, però c'ha 30 anni. Io preferirei comunque un giocatore giovane. Poi magari più avanti riusciamo anche a prendere qualche altro giocatore. Intanto ci sono arrivati i 3 resoconti su Davila, Kwame e Braulm. Allora, li vorrei vedere. Allora, Braulm è un 50. No. Davila un 69. Insomma, ragazzi. Ok, sì, li possiamo far crescere, però. Cioè, siamo in Serie A, ora che li faccio crescere, raga, è dura. Ok, niente, ragazzi, ci salutiamo qui prima del partitozzo a Rigamonti contro il Cagliari. Ragazzi, la classifica è questa, stiamo andando che è una meraviglia, siamo a 2 punti dal Milan che è seconda, siamo anche a metà mercato, perché siamo al 19, fra una settimana e qualche giorno si chiuderà il mercato. Ragazzi, ci serve un attaccante, non fortissimo. Però ci serve un attaccante giustamente per far sfiatare Donnarumma, Pellegrini e Balotelli. Ok ragazzi, detto questo, un saluto al nostro FF Channel, grazie veramente di cuore per il supporto. Bella!